tempi stretti che ha, ci vediamo costretti insomma a ricorrere una serie di appuntamenti e di incontri. Io vi ringrazio, ringrazio la preside per averci invitato a questa manifestazione, ringrazio voi ragazzi per essere qui stasera e che giustamente, parlando di cittadinanza attiva, avete le vostre buone ragioni per capire e per conoscere il prossimo sindaco, la prossima guida della città, che cosa intende fare per il proprio territorio, per la propria città e inevitabilmente per voi ragazzi che siete il futuro, siete le future generazioni. Io entrando qui sono tornato indietro nel tempo, quando seduto qui guardavamo dei filmati del 1974-75, quando io venivo in questo istituto. Sono passati tantissimi anni, oggi mi trovo qui in veste e in funzione completamente diversa. Ed è giusto che voi conosciate in dettaglio il futuro candidato, il futuro sindaco della città, che cosa intende fare. Io ho letto brevemente e velocemente la lettera che voi ci avete inviato, però io mi volevo un attimo presentare. Sono Gerardo Motta, ho 47 anni, sono un imprenditore, faccio politica attiva dal 2002, per due legislature ho ricoperto per la prima volta il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, il ruolo istituzionale, mi sono ricandidato successivamente dopo un periodo di commissariamento e sono stato rieletto consigliere comunale. Abbiamo avuto la sventura e il dispiacere di avere un altro commissario e quindi questa sera ci troviamo qui con l'augurio, come diceva la vostra preside, di poter garantire da questo momento in poi un periodo diciamo lungo di amministrazione, quindi un'amministrazione che possa realizzare i 5 anni come previsti per legge, ma soprattutto che possano iniziare a venire fuori progetti e programmi seri del candidato sindaco che intende rappresentarvi in questa città. Certo, voi avete fatto delle domande ben precise ed è chiaro che ci sono altrettante risposte precise a cui ci dobbiamo dare. Bene, avete centrato il problema, parliamo delle qualità che deve avere un candidato sindaco, cioè colui il quale decide di essere il primo cittadino di una comunità, di una collettività. E sicuramente queste caratteristiche devono essere a principio, a fondamento di quello che è il comportamento, di quello che è il modus operandi di una persona e che deve trasmettere nel momento in cui viene eletto e quindi diventa una figura istituzionale, deve trasmettere ai cittadini queste sicurezze che voi chiedete, queste certezze che voi chiedete. Certo, si parla di valori, beh, credo che il sottoscritto ha dimostrato nel corso degli anni della sua vita, seppur abbastanza giovane, ripeto 47 anni, di aver stabilito nella famiglia, nel lavoro e nell'operosità quotidiana dei valori fondamentali, che poi sono quelli che devono ispirare tutti coloro i quali, da compagni di famiglia, soprattutto da politici, dovrebbero diciamo, mettere poi in atto nel momento in cui decidono di mettersi a disposizione della collettività. Capire i problemi, guardate, i problemi sono tanti in una città come la nostra, non è semplice, perché Battipaglia è un grande centro, la prima città della provincia dopo il capoluogo, con tante contraddizioni, abbiamo tantissimi problemi, oltre che gli aspetti diciamo, relativi alla viabilità, alla vivibilità della città. Abbiamo grandi problemi sociali, siamo tra le città che ha più alto numero di tossicodipendenti, siamo tra le città che ha più alto numero di giovani che si dedicano all'alcol. Vedete, è una piaga bruttissima, noi dobbiamo combatterla e possiamo farlo soltanto iniziando da questi banchi di scuola. Cioè, io quando andavo a scuola si faceva l'educazione civica e penso che si debba ritornare a questi insegnamenti, che credeteci, col passare del tempo vi renderete conto dell'utilità. Tutti da studenti avevamo poca voglia di studiare, diciamoci le cose come stanno, però poi ci si rende conto col passare degli anni che il tempo che sembra che ci fanno perdere il preside, che ci fa perdere i nostri professori, poi sono quegli strumenti che ci serviranno e ci torneranno utili per vivere delle esperienze che ci riporteranno così volte in volta il nostro lungo cammino della vita a doverci confrontare con la realtà. Non deve fare preferenze, ma ascoltare e rispettare tutti, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza. Beh, questo credo che debba essere una delle
qualità fondamentali per un candidato sindaco, soprattutto perché noi viviamo in una città dove ci sono differenze sociali, dove ci sono differenze in questo periodo soprattutto multietniche, che non dobbiamo sottovalutare, che oggi ci ritroviamo tanti ragazzi, tanti fanciulli, che vostri compagni di banco, che appartengono ad altre razze, ad altre religioni, e quindi il problema diventa ancora più complicato, più complesso. Quindi la persona che si propone di rappresentare, di gestire in prima persona del mio decoro, deve avere questa grande capacità. Sì, infatti, non ci tornavo da quando ho finito la terza media. E qui mi rimetto a quelli che voglio fare. Ho letto questo che voi avete scritto, libro dei sogni, ed è giusto che abbiate dei sogni, perché alla vostra età si cominciano ad avere i sogni. Quello che voi avete scritto è una lezione per tutti noi, perché purtroppo a volte crescendo si dimenticano questi sogni, si dimentica che in effetti bisogna avere rispetto per gli altri, bisogna essere disponibili per i più deboli, bisogna essere aperti a ascoltare, e quindi è giusto che ci facciate questa bella lezione. Io spero che ognuno di noi possa poi essere un esempio, rispettare le regole di una comunità razionale, ragionevole, migliorare la vita di tutti noi, perché vivere in una città bella dei sogni vuol dire vivere bene tutti. E la cultura è importante, ragazzi, quello che io voglio dirvi, stare nei banchi è fondamentale, perché vi aiuta a socializzare, vi aiuta a imparare delle cose. Vi ringrazio per essere qui oggi pomeriggio, per la partecipazione. Ma soprattutto vi ringrazio per questa bellissima lettera che ci avete inviato. Si parla di sogni, il libro dei sogni. Questo è un sogno che possiamo realizzare. Se sogniamo insieme questo sogno che ci avete indicato, credo che possiamo realizzarlo. Io voglio presentarmi, sono Giovanni Santomauro, sono cittadino di Basilicata a tutti gli effetti, anche se vivo qui da quando avevo 5 anni. Mi sento molto legato a questo territorio, amo molto la mia città, e nel momento in cui ho visto che la città soffre, ho recuperato la mia coscienza civica e ho deciso di dare un contributo alla mia città. Siccome mi riconoscono un minimo di competenza e di professionalità, sono segretario comunale ad Empoli, ho fatto il segretario comunale a Battipaglia per tanti anni, dal 91 al 2007, ebbene, io voglio mettermi in gioco, voglio misurarmi per essere sindaco di questa città e per mettere a disposizione della città la mia competenza e la mia professionalità. Ragazzi, nel momento in cui io ho accettato la carica di sindaco, ho assunto un impegno, una sorta di giuramento. È un giuramento che si riconosce nel libro dei sogni, in questa lettera che voi mi avete scritto. Mi sono impegnato a curare gli interessi del popolo di Battipaglia in modo imparziale, disinteressato, nel rispetto del principio della legalità, ispirandomi ad un principio vecchio del nostro ordinamento, anche della Costituzione, è la diligenza del buon padre di famiglia.